Giovanni Marziano, vicequestore vicario di Cagliari, si chiude un 2019 fatto di molti interventi da parte della polizia e spicca soprattutto un dato, quello legato alla droga sequestrata. Sì, noi per quanto concerne i risultati di quest'anno siamo soddisfatti e questa soddisfazione deve essere un motivo di stimolo per sempre migliorare. Per quanto riguarda lo spaccio di droga, certamente è un reato molto diffuso in città e in provincia, ma con attenzione, con servizi mirati, con indagini mirate, abbiamo contrastato con efficacia sia le grandi organizzazioni che si occupano a livello più provinciale del fenomeno, sia quelli che effettuano lo spaccio al minuto in città, che sono stati spesso denunciati e abbiamo avuto anche molti arresti con ingenti sequestri di sostanze stupefacenti. Un'altra tematica è quella della violenza domestica, spesso compiuta contro le donne. Sì, un reato che, su cui siamo molto attenti e che registra un aumento delle denunce o delle richieste di ammonimento. Questo aumento non necessariamente deve essere visto come un aumento del reato, della commissione del reato, ma lo vediamo anche come un avvicinamento da parte delle donne che subiscono questo tipo di violenza alla Polizia di Stato, alla nostra struttura che ormai è preparatissima ad accogliere le donne, ad aiutarle nel loro percorso, ed è sintomo anche del fatto che le donne hanno superato certi ostacoli che li frapponevano rispetto alla denuncia dei loro ausili. Tornando alla questione stupefacente, alla questione droga, vicequestore, c'è una mappa comunque della città, dello spazio, cioè quali sono i rioni? Certamente le zone, ma non si può fare una grandissima distinzione, perché in realtà sia nei quartieri cosiddetti periferici che in centro il fenomeno è presente con modalità diverse e va contrastato con modalità diverse, quelle che noi poniamo in essere con il nostro ufficio volanti o con la squadra mobile, quindi a modalità diverse di spaccio, modalità diverse di reazione e di contrasto per l'arresto dei responsabili. E un'ultimissima battuta: a fine 2019, almeno per quest'anno che sta finendo, Cagliari si può definire una città tranquilla? Ma certamente non è che possiamo fare una definizione così sicura al 100%, però possiamo dire che è una città relativamente tranquilla, nel senso che ad ogni occasione di consumazione di un reato, di qualsiasi tipo esso sia, che causa clamore, che causa attenzione, che causa preoccupazione, c'è sempre stata e ci sarà sempre una risposta da parte delle forze dell'ordine e della Polizia di Stato.